Benvenuti. Prima di passare a discutere della cattiva strada con i nostri ospiti, con l'autrice, con Francesco Marrazzo, permettetemi di salutarvi, di accogliervi nella nostra libreria Io ci sto, che come forse saprete è una libreria indipendente che è stata fondata da un gruppo di soci, e di incitarvi a conoscerla meglio, a starci vicini, ad associarvi se vorrete. Ma soprattutto io vorrei dire solo poche parole, proprio perché la libreria Io ci sto, che è una realtà profondamente inserita nella trama della cultura napoletana, a nome della libreria, per come potrò, vorrei dire qualche parola. Io che sono una vecchia socia fondatrice, il ricordo di Tullio Pironti, che è scomparso ieri e dal cui funerale proprio adesso io sto tornando. Devo dirvi che è stato molto toccante nella sua semplicità, perché intanto radunava tanti mondi che sono stati poi i mondi di tutti. Vale a dire tutta una serie di persone che si sente. Tutta una serie di esponenti della cultura napoletana, ma anche molte persone semplici. Tullio aveva questa caratteristica di radunare, racchiudere in sé le caratteristiche della cultura popolare e di quella alta. Tullio è stato un editore che ha fatto degli scoop da fare invidia ai più grandi esperti di editoria, ha fatto degli studi internazionali come aggiudicarsi i diritti di un scrittore come Raymond Carver, di Brett Easton Ellis, di Naguib Mahfouz, diventato subito dopo che lui acquisì i diritti il Nobel d'Egitto. Io ricordo le risate che noi ci facevamo la sera dell'assegnazione del Nobel a Naguib Mahfouz sul Nobel d'Egitto, che nessuno conosceva in Italia e di cui Tullio poco tempo prima aveva preso i diritti. Quindi un fiuto straordinario, un talento e dei lampi di genialità da editore, purtroppo non sorretti in una città come Napoli, diciamo, né da una qualche autorità pubblica, da una qualche istituzione che alimentasse e, diciamo così, supportasse in qualche maniera questa capacità, quindi nell'impossibilità però di trasformarsi in una grande casa editrice, che è quello che manca, una delle cose che mancano al Sud, brillava la stella di Tullio, che noi vedremo ancora splendere. Io adesso avevo per le mani il suo libro autobiografico Libri e Cazzotti, che sarà ripubblicato da Bonchiani a giugno, e ne parlavo proprio stamattina con l'editor di Giunti, il direttore editoriale, che è Antonio Franchini, che mi raccontava del suo ultimo incontro con Tullio. Tutti quelli che sono passati per Piazza Dante, che non sarà più la stessa ora che Tullio non c'è più, possono ricordare questo uomo bellissimo, che Tullio era un grande uomo. Dietro il balcone dei libri c'era sempre, quando c'era la vendita della Scolastica, che lui diceva quello è il mio zoccolo duro, quello che mi permette di andare avanti, e quando c'era la vita ordinaria, lui era proprio incistato in Piazza Dante, e era tutt'uno, era il genius loci di quell'uomo, ed era uno degli esponenti di una delle anime di Napoli, di una delle più autentiche, genuine, geniali, fulminanti intelligenze napoletane. Quindi io rivolgo a lui un omaggio della libreria e insieme cerchiamo di non dimenticarlo. Scusatemi se sono stata lunga. Anche da parte mia, sono Francesco Marrazzo, è un piacere di introdurre la presentazione di oggi e con grande piacere ho lasciato la parola per cominciare a Titti Marrone, una delle socie fondatrici della libreria Ci sto, una delle animatrici della libreria sin dall'inizio, per questo affettuoso ricordo di Tullio Pironti, che
da cui scomparsa, diciamo, è una delle notizie purtroppo di primo piano della cronaca napoletana di oggi. Ringrazio anche gli autori che rappresentano qui la Cattiva Strada, Denise Antonietti, Andrea Ragozzino, che per primi hanno detto facciamo un ricordo del mondo piramide appena cominciamo, e chiaramente abbiamo accettato volentieri il loro invito, e ci sarà con noi anche Marta Capuzzo, giornalista e copywriter, che modererà il dibattito. Io ci sto già detto abbastanza a Titti, diciamo, ha già detto come siamo una libreria di comunità, diciamo, siamo un'associazione culturale e una libreria che gestisce una libreria, quindi la libreria è un po' di tutti noi soci, me, Titti e tanti altri che in questi tanti anni di attività hanno voluto, insomma, contribuire volontariamente al successo della nostra libreria. E devo dire, io ho il piacere di essere socio da un paio d'anni e sono stato subito coinvolto dalla presidente Claudia Migliore, che saluto, nel gruppo presentazioni, ed è un gruppo che in questi due anni, nonostante la pandemia, paradossalmente è molto cresciuto, e siamo riusciti sia a fare molte presentazioni online anche nei tempi più bui della pandemia, e approfittando del bel spazio all'aperto che abbiamo qui nella piazzetta Aldo Masullo, siamo riusciti poi, soprattutto nelle due estate, estate 2020 e estate 2021, a fare anche delle bellissime presentazioni dal vivo, una delle poche realtà che qui a Napoli ci è riuscita, e sfruttando, insomma, le scalette dove tutti voi siete seduti e dove magari anche qualcuno dei nostri spettatori sulla pagina Facebook sarà venuto. Noi siamo molto felici oggi di ospitare la raccolta di racconti La Cattiva Strada, Denise e Andrea, perché crediamo, diciamo, che io ci sto debba anche dare un sostegno non solo a degli scrittori, a degli editori già noti, ma anche a delle realtà nuove. Questa raccolta che presentiamo oggi è una raccolta di racconti noir, un'antologia che è stata pubblicata da un piccolo editore filigrana che, diciamo, si muove a cavallo tra Napoli e Barcellona, e, ed è un'operazione davvero che ci ha colpito, perché è un'operazione tutto originale, un'operazione coraggiosa per tanti motivi, perché per la peculiarità del fatto di essere una raccolta di racconti in una forma letteraria comunque sui generis, non, diciamo, nota come romanzo al grande pubblico, per il genere noir, che anche quello difficilmente soprattutto in Italia viene affrontato. E anche, vi permetto di fare un plauso, diciamo, ad Andrea, Denise e tutti gli altri contributors per la scelta dei tempi, visto che l'iniziativa, diciamo, di raccogliere dei racconti è stata lanciata nel marzo 2020, quindi proprio all'inizio del periodo pandemico, e il libro è uscito a dicembre 2020, diciamo, in cui eravamo nella famosa seconda ondata, e quindi sempre molto peculiare. Due parole sul racconto. Il racconto è una forma letteraria molto particolare che però ha, diciamo, una storia molto antica. A me hanno insegnato, diciamo, quando mi sono avvicinato, ho fatto qualche piccolo studio in materia di letteratura, che la codificazione proprio del racconto è che si trova nei racconti del terrore di Edgar Allan Poe, che sono stati editi nel 1845. E essendo io non uno studioso di letteratura, ma soprattutto uno studioso di comunicazione, mezzi di comunicazione di massa e nuovi media, mi è subito balzato all'occhio il fatto che la codificazione del racconto era come la codificazione del racconto fosse coeva alla nascita di un altro genere letterario che ha avuto grande successo, che è il cosiddetto feuilleton, il romanzo di appendice, che, diciamo, pochi lo sanno, ma già per esempio i moschettieri, quattro moschettieri di Dumas era un romanzo di appendice, Miserabili di Hugo nasceva come romanzo di appendice, ovvero quei romanzi che venivano pubblicati a puntate nelle appendici dei giornali, dei quotidiani che venivano venduti al pubblico. E la cosa che subito mi è venuto in mente è che chi come me ha fatto gli studi di comunicazione sa che il feuilleton viene spesso richiamato come un po' il primo esempio di una serie televisiva, ovviamente trasposta sul quotidiano, che era il mezzo di comunicazione più avanzato dell'epoca. E quindi la cosa che mi è venuta in mente, diciamo, e quindi una prima provocazione che lancio alla moderatrice e agli autori è: perché non, ora che, diciamo, le serie TV, che sono gli eredi del feuilleton, sono così in voga, e tutti noi sappiamo come ormai abbiamo sostituito, anche grazie negli ultimi tempi alla pandemia, la forma cinematografica, perché, diciamo, è il momento anche di rilanciare il racconto come forma letteraria.
E diciamo, su questa prima suggestione passo la parola a Marta Capuzzo, che è la moderatrice, che introdurrà il dibattito. Ok, neanche se ci fossimo dovuti mettere d'accordo con questa introduzione, non c'è niente di preparato. La prima riflessione proprio che volevo fare insieme ai due autori riguarda proprio la dimensione, se vogliamo, calata nell'attuale, nei dati che abbiamo anche attuali dei lettori. La prima cosa che mi veniva da dire proprio agli scrittori era: racconti brevi, perché è nella natura di un racconto, insomma, avere una delimitazione per persone, lettori, tipi di lettori che nel tempo hanno perso la pazienza di leggere. Faccio un esempio un po' con cui molti mi rabbrividiranno un po'. Un amico grande tifoso del Napoli di recente mi ha detto: però il calcio sta diventando un po' anacronistico, cioè 90 minuti di partita sono lunghi, e quasi diceva: però due tempi da un quarto d'ora e poi rigori, secondo me sarebbe una forma ormai più moderna, più fruibile. Perché in verità il tempo di consumo di una serie, di un film, di un libro sta diventando un po' sempre più stretta, ed è un circolo vizioso, un po' un cane che si morde la coda. Un po' ci sono dati scarsi nel tempo anche dei lettori più giovani, magari, che facilmente perdono un'attenzione di lettura, e un po' magari si tende anche a fornire un tipo di prodotto dal consumo vorace, veloce. Quindi mi chiedevo, insomma, se proprio questa antologia, no, con l'idea in questo momento, l'adesione a questo tipo di antologia, lo chiedo a loro perché, insomma, veniamo dal giornalismo, da romanzi, da scritture chiaramente anche corpose, come mai c'è stata l'adesione a questo tipo di format, e se c'è anche un certo tipo di esigenza di piccola esca, di dare comunque già un invito alla lettura anche attraverso questo format. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Grazie Marta per la domanda, perché effettivamente stiamo affrontando un tema secondo me molto complesso, nel senso che la scrittura di racconti risponde in un certo senso a un'esigenza di brevità da un lato, dall'altro in realtà è una forma letteraria, dal mio punto di vista, completamente diversa dalla narrazione che si affronta in un romanzo. Cioè, ci sono grandissimi romanzieri che non sono mai stati in grado di scrivere un racconto breve. Questo perché? Perché la gestione dei tempi, della narrazione, delle modalità di intrattenere l'attenzione del lettore, ma anche di costruire un personaggio che sia soddisfacente, che quindi abbia una sua profondità nonostante la brevità della forma letteraria, è molto molto diversa. Sicuramente una raccolta di racconti copre la doppia funzione di, da un lato, permettere ad autori emergenti o comunque esordienti di farsi conoscere magari accanto ad autori che hanno già avuto esperienze di pubblicazione o che comunque sono leggermente più affermati, e quindi di comparire come nomi in squadra invece che provare da soli ad affacciarsi nel panorama editoriale, che è molto complesso. E dall'altro lato pone una sfida, nel senso che chiede a uno scrittore di affrontare e cimentarsi nella brevità, che non sempre è più facile di un romanzo lungo. Il romanzo lungo richiede molto più impegno temporale, ma il racconto breve richiede capacità di sintesi, di mantenimento della tensione e di non deludere il lettore con il colpo di scena finale. Quindi sono forme molto diverse. Non credo il racconto breve soppianterà il formato del romanzo, però senz'altro magari avvicina a un nuovo autore più di un romanzo di uno sconosciuto che magari una persona non comprerebbe sulla fiducia. Magari in un racconto si cimenta, rischia, perché il tempo che dedicherà a qualcosa che forse poi potrebbe non piacergli è limitato, mentre invece magari non rischierebbe altrettanto con un romanzo. Mondo di molto più complicato, tutto molto più complicato. Sì, le cose che hai detto, Denise, sono molto vere. Effettivamente scrivere un racconto è qualcosa di molto diverso rispetto a scrivere un romanzo, perché diciamo è una lotta per riuscire a dire tutto quello che si vuole dire, però mantenendo appunto la tensione e la brevità.
Tra l'altro il vantaggio di questa raccolta è che molto spesso sono molti libri di racconti in giro, ma molti sono racconti tutti dello stesso autore, autori che magari hanno pubblicato i loro racconti su riviste o in altre forme e che poi li raccolgono a un certo punto in un volume. Questi invece sono 8 racconti di 8 autori diversi, quindi il vantaggio è che sono 8 racconti molto diversi l'uno dall'altro e quindi nel mio caso ad esempio mi ha dato la possibilità poi nel rileggerlo di confrontare il mio prodotto, cioè ciò che avevo scritto io, con quello che era stato scritto da altri autori che hanno stili, che hanno ambientazioni, che pur nello stesso genere, cioè nel genere noir, hanno comunque fatto un prodotto molto diverso dal mio. Quindi diciamo che è difficile restare delusi da questo libro perché tutti ci trovano qualche cosa che gli piace quasi sicuramente, proprio per questa differenza e per le diverse personalità di diversi autori. Grazie. No, mi veniva in spontanea riflessione, scusate se intervengo a gamba tesa sentendo Denise. Lei diceva, parlava della differenza tra racconto e romanzo, ovviamente diciamo sosteneva che il romanzo non sarà soppiantato come forma letteraria principale. Mi viene in mente che si legge tantissimo, soprattutto in riviste, in quotidiani che si occupano, in certi culturali che si occupano molto di letteratura, parlare di fine del romanzo, di rivoluzione del romanzo, e spesso una delle autrici di cui ho letto qualche romanzo, e quindi cerco di capire perché proprio a lei si affida, quando si parla di fine del romanzo, è Rachel Kusk, perdonate forse la pronuncia non è perfetta, Denise che è un ottimo nome, forse mi correggerà. Ah, ok, facciamo finta che sia buona allora. E io, diciamo, la cosa che mi ha colpito è che Rachel Kusk invece è nata proprio come soprattutto come scrittrice di racconti, per poi passare al romanzo, e poi tutti hanno decretato che grazie a lei arriverà la fine del romanzo. Questo mi è sembrato molto curioso, diciamo, quindi, e ci ho visto poi in effetti anche in realtà una comunicazione. Tu stessa, Denise, scrivi racconti e scrivi romanzi, quindi come dire, alla fine sono forme letterarie diverse, però come dire, il mestiere di base dello scrittore rimane, no? Confermami o meno questa cosa. Ho rivestito il microfono. Sì, sono ovviamente collegato perché la narrazione, lo storytelling si basa su dei principi comuni, quindi tenere la suspense, creare dei personaggi credibili, gestire i personaggi in un certo modo. Ci sono delle regole, non è una partita in cui si va a giocare allo sbaraglio, ci sono una serie di fattori di cui tenere sempre conto. È una partita a scacchi, per citarti. È una partita a scacchi contro se stessi in primo luogo e poi contro il lettore. Per scacchi vedere... sono al centro del racconto di Denise in questa raccolta, perciò facevo questa battuta. Sì. Però sì, la fine del romanzo... molte persone, molti scrittori ambiscono a scrivere il romanzo perché è una forma letteraria che in qualche modo ti qualifica come scrittore. Ancora oggi chi ha scritto un romanzo e lo ha pubblicato si sente in un certo senso non superiore, ma comunque più arrivato rispetto a se stesso di chi magari invece ha pubblicato solo racconti. Questo perché? Perché il romanzo ti impegna dal punto di vista psicologico, fisico, anche economico, dal punto di vista dell'editore, in maniera molto diversa dai racconti. Poi, insomma, che cosa succederà alla letteratura nei prossimi 100 anni? Non siamo qui per deciderlo noi, o meglio, noi proviamo a dare un contributo, ma molto piccolo, e poi il resto lo vedremo. Sono curiosa anch'io di vedere che cosa succederà. Proseguo verso invece un focus sul genere. Non sono d'accordissimo col fatto che il noir in Italia è, come dire, non è diffuso, non è ben apprezzato. In realtà stiamo vivendo un'ottima fioritura del genere in Italia. Cinema di genere, film di genere e anche in questo senso romanzi e saghe di genere. Pensiamo solamente a tutte le trasposizioni che sono state fatte ormai tra la Rai, fiction e tutto il resto, insomma, viviamo il crime ci sorride, come dire. La verità è che poi la letteratura di genere è anche un po' un pretesto, quindi viene utilizzata per lo più anche un po' come cartina tornasole, c'è chi magari potrebbe dire possiamo studiare la storia di una società andando a guardare magari i romanzi gialli di un'epoca, perché da lì sì, chiaramente vengono fuori moltissime caratteristiche, no, della società, ad esempio dell'epoca.
si utilizzano stilemi, chiaramente aspetti propri del romanzo di genere, in questo caso del noir, ma chiaramente è anche un pretesto per dire altro, per fare letteratura a tutti gli effetti. Quindi chiedo a loro sempre, ad Andrea e Denise, come vi posizionate all'interno del genere noir. Allora, sì, tu hai perfettamente ragione, moltissima ragione, perché l'etichetta di genere poi un po' a qualunque cosa viene applicata come forma d'arte. Io penso ad esempio esiste anche il cinema di genere, è un'etichetta molto di comodo che viene utilizzata che prima almeno veniva utilizzata un po' per sminuire certe forme, cioè che cos'è in fondo il romanzo di genere e il romanzo giallo? Cosa la differenza da un romanzo non di genere? Diciamo, io nella mia vita mi è parso di leggere sempre letteratura di genere e non riesco a individuare un romanzo non di genere che io abbia letto, non so quale dovrebbe essere. Anche perché quando la letteratura cosiddetta di genere è scritta da grandi scrittori, allora a quel punto non si capisce cosa sarebbe diversa dalla scrittura non di genere, perché se io penso a un libro di Agatha Christie, a un libro di Simenon, o alla letteratura di Edgar Allan Poe, che per esempio Edgar Allan Poe uno ha scritto sostanzialmente solo racconti, perché era capace di scrivere racconti, quando ha provato a scrivere i romanzi ha avuto risultati assolutamente non a livello, con lo stesso Lovecraft che scrive racconti e così via. Quindi diciamo che effettivamente è un'etichetta che viene utilizzata perché è un'etichetta comoda. In Italia esiste la letteratura di genere perché uno dei motivi è per esempio perché la Mondadori sfruttava molto questa etichetta quando faceva le sue pubblicazioni settimanali meravigliose, pubblicava il giallo Mondadori e quindi c'era la narrativa gialla, però nel giallo Mondadori c'erano opere di Ellery Queen, che a mio modo di vedere almeno, o di Ed McBain, per dire, che è letteratura to cure. Lo stesso valeva quando facevano quella meravigliosa serie che era Urania, in cui c'era in teoria letteratura di fantascienza, ma letteratura di fantascienza è qualsiasi cosa. Io uno scherzo che a volte faccio con gli amici e dico, ma se io adesso oggi mi leggo 1984 di Orwell o mi vado a vedere al cinema 2001 di Odissea nello spazio, che cosa sto andando a vedere? Un film o un soggetto, un romanzo di fantascienza? Perché quando è stato scritto si svolgeva nel futuro, oppure è un romanzo storico e quindi di storia distopica. Quindi diciamo che io, per me l'idea di narrativa di genere, di letteratura di genere, è una cosa che è utile forse più agli editori o a chi ha un po' la passione di incanalare e di dire questo è un disco rock piuttosto che un disco pop, piuttosto che un disco jazz, già, è un po' quella cosa. Detto quindi questo, la domanda come io entro nella letteratura di genere, nella letteratura noir. In questo libro ci sono entrato perché questo libro è nato perché l'editore Tanai Baculo ha fatto un bando vero e proprio per diffuso dicendo voglio fare una raccolta di racconti noir, mandatemi dei racconti noir. Io sono venuto a conoscere questa cosa e ho inviato un racconto che secondo me rientrava negli stilemi del genere. Se lui però avesse scritto vorrei fare una raccolta di racconti romantici, avrei preso un altro dei miei racconti che magari un po' più romantico e lo avrei mandato comunque. Quindi diciamo che sono entrato in questo, però penso che quando si scrive, almeno questo è il mio caso, si ha un po' un desiderio di scrivere un po' tutto, poi si scrive quel che, almeno a me per esempio, scrivo quel che mi piace leggere, quel che mi piace vedere. Quindi se in un periodo della mia vita leggevo molti gialli, perché ero piccolo per esempio e mia nonna comprava il giallo Mondadori ogni settimana e io la settimana dopo lo leggevo io, allora c'è un periodo in cui mi piace moltissimo scrivere storie gialle, storie di mistero, eccetera. Quando poi ho scoperto Asimov e dopo di lui tutta la cosiddetta fantascienza, ho cominciato a scrivere storie di fantascienza. Quindi diciamo, nel mio caso è legato molto al piacere di quel che sto leggendo in quel momento e al voler dire certe cose anche provandomi con certe tecniche, con certe forme e tecniche di narrazione che mi piacciono e che in quel momento mi piacciono. Però quel che mi piacerebbe è riuscire a scrivere un romanzo, o in questo caso un racconto, che piaccia non perché è un racconto giallo, ma perché è un bel racconto. Interrompo solo un attimo, giusto perché voglio chiederti, in approfondimento, diciamo, la mia domanda era proprio
come vi posizionate all'interno del genere con il vostro racconto, nel senso l'ambientazione che avete scelto, cioè cosa avete scelto anche di raccontare e diciamo in, come dicevo prima, un po' in trasparenza della società, di quel pezzo di società che avete raccontato. Ci alterniamo. Dunque, il mio racconto in particolare si colloca all'interno del filone classico del noir, quindi diciamo per dare un riferimento come modello, l'omaggio che io ho voluto fare è rivolto a Dashiell Hammett, che è uno dei miei scrittori preferiti di questo genere, da cui sono stati tratti anche moltissimi film con Humphrey Bogart, Il Falcone Maltese per citarne uno, ma è solo uno di tanti. Poi lui comunque scrisse raccolte di racconti e appunto è uno dei, almeno per me, dei maestri del genere. Ho scelto un'ambientazione temporale diversa, nel senso che Hammett appunto si focalizza su quella che è la sua epoca in realtà, quindi gli anni 30 e 40, mentre io mi sono spostata un po' più avanti cronologicamente, ambientando il racconto comunque in un'epoca diciamo pre-cellulari, pre-tecnologia, però rimanendo comunque nell'arco degli anni 70-80. La scelta dell'ambientazione è straniera, sempre per restare nei canoni di quello che è un genere e di quello che è un modello e di quello che è un omaggio appunto agli autori di questa tipologia. E il tema in realtà è coinciso con il ritorno alla ribalta del gioco degli scacchi, che è stato riportato diciamo agli onori delle cronache dalla famosa serie di successo su Netflix della Regina degli Scacchi. Io in realtà avevo scritto questo racconto quando avevo 18 anni, quindi molto lontana da questo periodo storico, inconsapevole, perché anche io ero appunto appassionata di scacchi in quel periodo della mia vita, mi piaceva molto giocare e mi è piaciuta l'idea di immaginare una partita di scacchi molto particolare, nel senso che si gioca poi con pedine umane che quando vengono mangiate non fanno una bella fine. Quindi diciamo io mi sono posta in questo modo, non tanto nel modo di voler riportare la società di oggi, ma quanto piuttosto di voler rispolverare un classico, dare la mia voce a quella che era un'atmosfera che qualcuno prima di me aveva già creato. Allora, forse da quello che dirò non sembrerà, ma io trovo, mi sembra che il mio racconto e quello di Dionisi siano molto diversi tra di loro. Nonostante questo, anche io, quando ho scritto il racconto, mi volevo un po' ispirare, ho tentato un po' di ispirarmi ai classici del noir inteso come hard-boiled, quindi tu hai citato Dashiell Hammett, io mi sento così molto citare Raymond Chandler. Anche io ho tentato di prendere un po' quegli stilemi, e quindi di inserire alcune caratteristiche, cioè lo sbirro privato, diciamo, l'investigatore privato, la donna fatale e così via. L'ho voluto un po' contaminare però da qualche cosa che invece è un po' al di fuori di quello stile, cioè ci ho voluto mettere dentro un po' di un'altra mia piccola passione, che sono i romanzi volendo sempre definire con un genere, i romanzi di spionaggio, le spy story, nel senso che poi il mio personaggio è un po' un detective scapestrato che però vorrebbe dentro di sé essere James Bond, sostanzialmente. Quindi l'ho fatto viaggiare, l'ho fatto partire da New York, ma l'ho fatto arrivare a Venezia, l'ho fatto andare nel casinò per riprendere un po' quel tipo di immagine col suo smoking, e quindi è una cosa che ho voluto fare, però sempre seguendo un po' l'idea di quel tipo di giallo hard-boiled, che non è un giallo classico con la soluzione dell'enigma, diciamo così, ma racconta più una storia di qualcuno che affronta certe situazioni, ma non tanto per risolvere un enigma, quanto per uscire fuori da una situazione. Quindi ho tentato di evitare l'omicidio nel mio racconto, non c'è da scoprire l'assassino, e ho tentato in qualche maniera, questo me l'ha fatto notare un amico che prima c'era, adesso sono imparato ma tornerà, il mio amico Luca, mi ha fatto notare che ci ho messo dentro anche un po' del mio spirito napoletano e della capacità che attribuiscono a noi napoletani, non so se è vero o non è vero, di uscircene da dentro al fuoco anche nelle situazioni più complicate, avendo diciamo una certa capacità di
come dire, di arrangiarsene, di trovare la soluzione anche nelle situazioni più difficili. Proprio perché si parla di temi dei vostri racconti e di ambientazione, voi siete i, se diciamo ho letto per bene tutte le biografie, siete diciamo gli autori che più rappresentano Napoli in questa raccolta, diciamo Denise di acquisizione, però ormai sei napoletano, Davia di acquisizione. E la cosa che ho notato è che nei vostri racconti, ma anche in altri, Napoli non c'è mai, non è mai stata scelta come ambientazione, c'è molto Roma, è molto riconoscibile, cioè i due racconti ambientati a Roma, che sono quello di Simone Fiocco, il cravattino, diciamo molto radicato in realtà romana, perché appunto una specifica realtà è quella dell'estrema destra romana, così come è molto riconoscibile Roma nel racconto di Carlo Pozzoni, La Regge dello Squalo, che ha inventato il mondo della prostituzione. Sicuramente per quanto riguarda i vostri racconti saranno state le scelte specifiche, eccetera, quindi non è diciamo colpa ripeto vostra se Napoli non è stata rappresentata, però approfitto di questa assenza per chiedervi: Napoli è un'ambientazione adatta al noir? Io credo di sì, voi cosa ne pensate di questo? Cioè ambientereste un racconto noir a Napoli? Dal mio punto di vista, vabbè, diciamo, io quando l'ho scrissi, faccio una piccola premessa, io non sono napoletana, probabilmente l'avete già sentito, io sono originariamente del nord Italia, quindi quando io scrissi questo racconto abitavo ancora nelle Prealpi e quindi per me Napoli era una realtà totalmente sconosciuta, non sarei stata in grado di ambientare un racconto a Napoli in quel momento della mia vita perché non l'avevo mai vissuta. Adesso che l'ho vissuta, l'ho conosciuta, ci sono uscita di sera, ho frequentato i quartieri bene e anche quelli un po' tra virgolette meno bene, sì, posso dire che assolutamente Napoli è adattissima all'ambientazione del noir, del giallo in tutte le sue forme, e abbiamo dei giallisti e degli scrittori napoletani che lo fanno egregiamente, tra l'altro essendo napoletani, quindi sicuramente lo farebbero e lo continueranno a fare molto meglio di me. La scelta che io faccio spesso di ambientare le mie storie fuori dall'Italia, fuori da quella che è la realtà che vivo nel quotidiano, è in realtà una scelta, tra virgolette, filosofica, nel senso che per me la scrittura e la lettura sono di evasione, non di analisi sociale, o meglio, di analisi però allegorica, quindi le mie analisi della realtà vengono trasposte e allontanate dal vissuto quotidiano proprio per poter guardare con maggiore lucidità forse a quello che è quello che mi circonda, le bellezze e anche le brutture. Secondo me occorre distaccarsi un po', almeno io non sono il tipo di autore che è in grado di descrivere puntigliosamente quello che vive giorno per giorno e farlo con lucidità. Ci sono altri autori che hanno questo talento, io preferisco distaccarmi e poi analizzare con maggiore freddezza. Mi ritrovo spessissimo in quello che dice Denise, perché in effetti la mia risposta è identica quasi in ogni cosa. Posso dire un qualche cosa in più, giusto per giustificare il mio intervento, che a me mi è anche capitato a volte di provare a scrivere qualcosa che successe in luoghi che conosco bene, quindi naturalmente anche no. Io premetto, sì, cioè, quello è vero, io lo vivo un po' il noir perché sono avvocato, quindi ho a che fare a volte anche con situazioni, ma non è tanto questo il punto, anche se poi in parte lo è. Premetto, io nella mia carriera ho pubblicato due racconti, uno tanti anni fa e questo qui. Attualmente sono un romanzo in fase di editing, quindi non è che parlare di me come uno scrittore mi mette sempre enormemente in imbarazzo. Però lo faccio perché questo, diciamo, è in questo momento il mio ruolo, quindi lo faccio anche volentieri. Quindi, come scrittore, nel modo in cui ho spiegato, ho provato a volte a scrivere cose di luoghi, di posti, di situazioni che conosco bene, però devo dire che non mi riesce tanto facile, perché a me piace molto prendermi licenze sui fatti, e per prendere queste licenze non lo riesco a fare con Napoli, perché Napoli la conosco veramente molto bene, e quando ho provato a scrivere cose che succedevano a Napoli mi trovavo spesso a voler modificare la toponomastica, a voler modificare certe cose, e nel farlo mi sembrava un po' di tradirla, e quindi a quel punto preferivo spostarla proprio da un'altra parte. Allora, per dire, il romanzo attualmente in lavorazione si svolge a New York, ma non è che si svolge nella New York che attualmente è negli Stati Uniti, si svolge nella New York che nella mia testa
e che è nei film che ho visto, nei libri che ho letto, nelle serie TV. Quindi è una New York che esiste tutta nella mia testa, che io voglio chiamare New York perché mi piace Law and Order che si svolge lì, ma in realtà l'avrei potuto chiamare in qualunque altro modo, diciamo, l'avrei potuto chiamare Metropolis o Gotham City, proprio perché scrivendo mi piace sentirmi molto libero e due cose non mi piacerebbero: uno, limitare la mia libertà per essere aderente alla realtà, e due, sentirmi poi un giorno dire: ah, ma tu hai detto che a Piazza Fuga ci sta uno scivolo, ma non è vero, ci sta una scalinata, da un eventuale cosa che mi è stato detto. Capita agli scrittori, anche se a me sembra un po' strano. No, il guaio è poi si trovi uno di New York che lì poi dopo passiamo adesso un po' invece ai personaggi che animano le due storie di Denise e di Andrea. Di recente c'è stata una notizia di una signora di cognome Kaufman che ha avuto la pazienza di andarsi a leggere tutte le schede di Wikipedia sul nazismo e che bella della diretta e che ha trovato ha fatto un enorme, diciamo, lavoro di riscrittura. Le schede di Wikipedia, come sapete, sono a contributo anche libero, cioè si può intervenire per correggere qualcosa di errato, e ha trovato moltissime schede in cui i generali nazisti, ma così come alcune operazioni militari, erano scritti in un modo quasi mitizzante, quasi onorevole, come dire, di anche da un punto di vista semplicemente di carriera o di narrazione storica in sé. Ha trovato assolutamente impropria questa narrazione su Wikipedia e quindi è andata con molta pazienza a correggere tutto quello che ha ritenuto una narrazione un po' alterata. E questo ci porta un po' alla descrizione, se vogliamo, dei personaggi cattivi. È una cosa che vediamo moltissimo, e faccio un esempio super moderno, però quando vediamo una trasposizione anche in un film o in una serie TV di un cattivo, di un serial killer, faccio un esempio molto adolescenziale, hanno fatto Ted Bundy, efferato serial killer, prendendo Zac Efron, che è un ragazzo molto carino di High School Musical, quindi un idolo, diciamo, delle ragazze, molto bello, chiaramente. Era anche Ted Bundy, per carità, aveva un aspetto cattivo, però è chiaro che c'è un po' la tendenza, come dire, a far venire fuori anche il lato figo dell'antieroe. Nel noir questa cosa chiaramente risponde ad un'esigenza: l'eroe non è l'eroe senza macchie e senza difetti, come tutti e due i protagonisti, tutti e due i detective, insomma, delle storie di André Denise, e tantomeno l'antieroe è un'anime, cioè è solo cattivo, non ha sfumature, quindi c'è l'esigenza chiaramente. Però la domanda che volevo fare era: secondo voi alla criminalità reale, spero che non siano in ascolto criminali, ma al vomero magari no, quindi non fa niente, non ci sono. Cosa manca ai salire dall'arenella, però. A criminali veri per essere dei figli da storie noir raccontate in maniera più scenica? Ti ringrazio per questa domanda difficilissima che mi mette molto in difficoltà e a cui non so rispondere, grazie. Però farò, come facevo all'università, tenterò di inventare qualcosa. No, allora, diciamo che i personaggi... Allora, a me, questo contribuisce anche un po' alla risposta alla domanda precedente, a me in primo luogo mi piace scrivere una storia, quindi mi piace il plot, la trama, in secondo luogo i personaggi, solo in fondo le ambientazioni, quindi anche per questo. I personaggi sono fondamentali, naturalmente, e io credo che, almeno quasi tutte le storie che piacciono a me, se non si ha un buon cattivo, è molto difficile che una storia sia interessante. E un buon cattivo, nel momento in cui tu lo vai ad inventare, diventa un personaggio straordinario. Cioè, per dire, io non so qua quanti fan ci siano di Guerre Stellari, però se dovessi chiedere a un milione di fan di Guerre Stellari se preferiscono Darth Vader, se è più iconico Darth Vader, il cattivo, quello con l'armatura che parlava, tutto così, o Luke Skywalker, credo che non ci possa essere paragone.
Quindi un buon cattivo è fondamentale ed è bello scriverlo un buon cattivo, secondo me. Come è anche bello scrivere un personaggio, un eroe che però ha qualche difetto. Quindi anche per questo è un genere molto interessante. Cosa manca ai criminali reali? Beh, ai criminali reali manca, secondo me, una serie di caratteristiche che sono importanti. Certo, è difficile avere quel fascino che ha il cattivo dei film, i grandi cattivi. Ma i grandi cattivi hanno una caratteristica, che sono dei cattivi senza macchia, tra virgolette. Nel senso che sono dei cattivi che hanno la possibilità, la capacità di essere cattivi di per sé, senza essere, come dire, per esempio, una cosa brutta dei cattivi reali è la loro avidità, il fatto che loro farebbero tutto probabilmente per denaro. Al grande super cattivo che vuole diventare padrone di mondo, del denaro gliene importa niente, molto spesso è già ricchissimo per i fatti suoi. Quello che gli importa è, come dire, cioè è questa purezza della cattiveria, che secondo me è un elemento che è un elemento solo fantastico, perché nella realtà nessuno può avere la purezza della cattiveria, secondo me. Quindi, per esempio, la cosa che hai raccontato tu di Ted Bundy del film, questa è interessantissima, perché il film su Ted Bundy, che si chiama Ted Bundy, fascino criminale, quindi è proprio tutto il libro. Ma d'altronde pensiamo anche a una cosa più recente, Jenny Savastano di Gomorra. Allora, Jenny Savastano, un personaggio che è terribile, senza neanche né parte, non è buono neanche come delinquente, eccetera, e non ci piace a nessuno di noi, all'inizio non piace a nessuno Jenny Savastano. Allora che cosa fanno gli sceneggiatori? Lo prendono, lo mandano lontano, in un luogo esotico, perché si va nei luoghi esotici a crescere, fa praticamente la stessa che fa Batman, va in un luogo esotico, là gli succedono avventure inenarrabili, che sono così inenarrabili che a me non vengono raccontate, torna ed è diventato uno a cui non interessa più le piccolezze, la macchina, ma vuole diventare sostanzialmente padrone di Napoli, padrone di mondo. Un po' anche il romanzo criminale, i cattivi di romanzo criminale, della storia, soprattutto quella della serie, come si chiama, il libanese, Libano, a lui non gli interessa risolvere, non gli interessa, vuole fare come vuole far diventare orgoglioso di sé la mamma e vuole diventare l'ottavo re di Roma. Nella realtà non è così, la banda della Magliana erano dei piccoli cinquantelli che volevano farsi soldi per farsi di cocaina, diciamo. Quindi quello che manca, secondo me, è questa purezza nella loro azione, che può esistere nella fantasia, ma nella realtà secondo me non esiste. Cosa manca ai cattivi? Beh, non voglio ripetere quello che ha detto Andrea, perché da certi punti di vista, e poi soprattutto immagino la realtà vissuta tutti i giorni come avvocato lo abbia aiutato anche a vedere un po' i lati umani dei cattivi, no? Sono persone. Esatto, sono povera gente. Cioè, quello che ci aiuta a mitizzare un cattivo è che noi vediamo in lui degli ideali. E quello che spesso manca ai cattivi in realtà sono proprio quelli, ed è il motivo per cui diventano cattivi nella vita reale, cioè che non hanno la cultura, non hanno spesso le possibilità, non hanno spesso i mezzi per aspirare a qualcosa di più della, tra virgolette, cattiveria che vivono, che poi in realtà non è cattiveria, ma spesso è un tentativo di sopravvivenza pure e semplice. Generi come il noir sono perfetti anche per mostrare un po' in realtà lo squallore proprio che c'è dietro al crimine. Il noir nasce un po' per contrastare l'investigatore perfetto che era Sherlock Holmes e porta sullo schermo Sam Spade, per esempio, appunto per rimanere su Dash & Emmett, che è un alcolizzato, una serie di cliché che poi diventano cliché ma che per quell'epoca in realtà erano molto innovativi, cioè prima il tutore della legge era integerrimo, era un personaggio modello. E cercano invece di riportarlo non solo nella normalità di una persona che può avere dei problemi di famiglia, ma vanno oltre, scavalcano quella che diventa poi una persona estremamente problematica e una persona con cui penso nessuno di noi vorrebbe trascorrere in realtà neanche mezz'ora, cioè un personaggio che passa le mattine a ubriacarsi di whisky e picchia i colleghi, finisce nelle risse, resta ubriaco a dormire sui banconi dei bar, non è la persona che nessuno di noi frequenterebbe. E passa dalla parte del cattivo, ma questo perché? Perché è una sorta di risposta
per eccesso, una sorta di ipercorrettivismo di quello che era poi invece il detective perfetto. Quindi si trasformano un po' i buoni in cattivi, i cattivi in buoni, per riflesso e per compensazione, per far vedere che il mondo non è sempre come viene dipinto nell'ideale, ma la realtà è molto molto più complessa, e il noir diventa uno strumento di analisi di questa complessità. Grazie per le risposte. E concludo con in realtà un focus sul titolo proprio, no, della raccolta, ma chiaramente non lo chiediamo a Filigrana Editore, però mi sembra un buono spunto. Da appassionato di musica, insomma, è un titolo omonimo di un pezzo di De André che parla proprio di questa sorta di processione, se vogliamo, di un ladro che pian piano, tipo pifferaio magico, inquina un po' e porta tutti appunto su una cattiva strada dove però dice invece c'è anche tanto amore. In questo senso volevo sapere invece la genesi dei vostri personaggi da questo punto di vista, ovvero c'è una questione morale in entrambi i racconti, e sono molto curiosa di sapere, senza fare anticipazioni, chiaramente ci sono colpi di scena, cioè c'è una trama da seguire che non vogliamo dominare a nessuno, però secondo voi chi porta sulla strada chi, o meglio avete scelto voi consapevolmente di fare anche un po' questo transfer, cioè dell'eroe buono che viene, che ha qualcosa che viene agganciato dal cattivo o viceversa, insomma ci sono appunto un po' di elementi contraddittori all'interno dei vostri personaggi, per cui ero curiosa di sapere se vi eravate immaginati questa cattiva strada anche dei personaggi che avete scritto. Sì, allora diciamo che in genesi il mio personaggio principale, Jack Rubino, allora in questo devo ringraziare molto Tanai, il nostro editore, che è stato anche editor del mio racconto, e anche del tuo, è stato lui l'editor. Mi ha molto aiutato, devo dire, nel far sì che io riuscissi a rendere nel mio personaggio, ovviamente, poi ci sono riuscito, grazie al suo aiuto, poi ci sono riuscito a dare un'idea. Per me Jack è un personaggio è buono. Io a un certo punto, io lo descrivo, per me la sua caratteristica principale è la pigrizia, però la pigrizia porta all'ozio, e come sappiamo l'ozio è il padre di Lizio. Quindi diciamo che questa è la sua caratteristica, per me principale, intorno a cui si è sviluppata tutta la sua personalità. Lui però ha un certo desiderio di riscatto da questa sua condizione, ma cerca il riscatto attraverso la strada sbagliata. Quindi la cattiva strada in questo caso, secondo me, è stato proprio un buon titolo, il titolo che ha inventato Tenai, ma che io ho riconosciuto, a parte ovviamente il doveroso omaggio di André, ho trovato adeguato al mio racconto, perlomeno, che ovviamente lui lo conosce, e anche a molti altri di quelli che sono, per dire. Quindi è stata una buona idea. Perché lui cerca questo riscatto, ma lo cerca certamente attraverso una strada sbagliata, perché tutto nasce da un imbroglio, poi vabbè, non posso svelare la trama ovviamente, però lui non riesce a riscattarsi attraverso un comportamento corretto, ma ha questo anelito. Quindi a me ciò che piace di lui è che è vero che è pigro, è vero che ha molti difetti, ha un anelito al miglioramento, e ciò che io mi sono domandato quando ho finito il racconto, scrivendo il romanzo con anche lui come protagonista, è se lui nel corso del tempo, spero di scrivere tante storie sue, riuscirà un po' a come dire, a realizzare questo suo anelito, cioè a migliorare, intraprendendo magari una strada migliore di quella che ha intrapreso nel racconto. Dunque, per quanto riguarda il mio personaggio, si chiama Albert Mancini, è un italo-americano. E diversamente dal personaggio di Andrea, che pure è un italo-americano, ma per coincidenza, lui non ha nessuna volontà di migliorarsi, cioè Mancini parte sconfitto, è già arrivato oltre ogni limite di umana sopportazione di quello che poteva capitargli nella vita, è stato licenziato, ha avuto un passato come poliziotto, ma poi dopo la vita lo ha portato ad avere dei problemi, licenziarsi, finire a lavorare privatamente, ed è nel momento in cui inizia la storia già oltre la china, diciamo, in discesa.
E infatti c'è un punto in cui appunto lui viene provocato da una donna che gli dà degli indizi e cerca di dargli degli indizi per la risoluzione di un caso, di una serie di casi di omicidio, e cerca di mettergli fretta. C'è una frase che dice: non si poteva mettergli fretta perché a lui non importava più di nulla. Quindi una persona a cui non importa nulla non può avere un'urgenza né di miglioramento né di soluzione di un caso. Quello che però lo porta ad arrivare fino in fondo in realtà è la più umana forse delle passioni, cioè semplicemente la curiosità di affrontare una sfida. E quando già ha capito che lui sta per finire male, perché poi finirà male, questo ve lo dico, scoprirete come, quando lui sa di avvicinarsi alla fine e che la fine non sarà positiva per lui, nonostante ciò va fino in fondo per quella strana perversione che ci porta a voler vedere come va a finire anche quando le cose si mettono al peggio. Quindi ho voluto rappresentare una sorta di curiosità molto in negativo, perché secondo me molto spesso ci troviamo a fare delle scelte sapendo già che saranno sbagliate, ma proprio per il gusto di vedere quanto soffriamo quando va a finire male. Oh, per la perversione di guardare un incidente stradale, queste cose così. Ok, allora, se a proposito proprio del senso anche di curiosità, chiediamo se c'è qualche curiosità o qualche domanda per i due autori. Mi ha colpito soltanto il fatto della... Mi colpiva il fatto che diceva lui dei non luoghi, sto seguendo, il fatto dei non luoghi mi ha fatto ricordare un po' Ed McBain. In effetti lui parla di New York ma non cita mai New York. Quindi, la domanda era sui non luoghi, lo dico, sì, per chi ci segue, per cui, su New York e non luoghi. E poi devo aggiungere che forse il fatto dei buoni e dei cattivi è perché i buoni, diciamo la verità, sono un po' noiosi. Cioè, un buono in un libro è alla 15ª pagina l'hai mollato, perché è così. Quindi l'hai lasciato perché il buono è noioso in fin dei conti, maggior ragione in un noir. Quindi e l'altra considerazione è data dal fatto che i buoni annoiano, soprattutto un pochino, sì, mi dispiace per i buoni, per i bravi ragazzi, ma insomma mettiamo agli atti che ci dispiace per i buoni. No, ma questa cosa sul buono che a un certo punto annoia, è vero, soprattutto se è un buono senza, appunto, senza macchie e senza paura, perché buono senza macchie è un buono senza sfumature. Io per esempio una cosa che a me, che quando parlo di questi argomenti cito sempre, è che il primo detective moderno, che è Sherlock Holmes, di Arthur Conan Doyle, a un certo punto aveva smesso di funzionare. Per farlo ricominciare a funzionare, Arthur Conan Doyle si è dovuto inventare la sua antitesi, si è dovuto inventare Moriarty. Perché lui era troppo più in gamba di chiunque altro, a parte che anche Sherlock Holmes aveva dei difetti, per esempio era drogato, quindi aveva una certa passione per la cocaina, se all'epoca non era considerato tanto male, oggi lo sarebbe molto più, ma comunque aveva anche dei difetti. Ma la sua capacità di risolvere i casi sempre in qualunque situazione ha stancato rapidamente, ha cominciato a funzionare quando gli è stato contrapposto Moriarty, il Napoleone del crimine, che era come lui però dal lato del male. Solo in questo modo poi ha potuto continuare, altrimenti il super eroe, tra virgolette, che risolve tutti quanti i casi, a meno che non sei Agatha Christie, sei capace di inventarti personaggi veramente super particolari come sono Poirot e Miss Marple, che sono dei personaggi che sono particolarmente eccezionali, ma perché sono... Le raccontava altre cose, raccontava un mondo, giallo per lei era solo una scusa. Se non c'è un buon cattivo, difficilmente riesci a... D'altronde i film di James Bond, almeno il mio modo di vedere, si distinguono così. Sono i film di James Bond belli in cui c'è un cattivo eccezionale, i film di James Bond meno belli in cui c'è un cattivo. Ok. Sì, il problema... secondo il mio punto di vista non è solo dei buoni che sono noiosi, il problema sono, la distinzione non sta secondo me tra buoni e cattivi, perché ci sono personaggi buoni ed eroici che appunto lui ha citato Agatha Christie, ma se ne potrebbero citare migliaia di esempi, che sono personaggi eccezionali. Faccio un esempio che mi viene proprio in questo momento perché l'ho riletto di recente, Il pianista sull'oceano di Baricco. Ora, 900 non è un cattivo,
ma è un personaggio estremamente complesso, e quello che rende affascinante un personaggio non è tanto la sua bontà o cattiveria, ma la sua psiche. Quindi cosa c'è dietro, quanto è tridimensionale, quanto è profondo, quali sono le pulsioni che lo spingono, perché agisce così. Ed è questo che crea il grande personaggio. Il personaggio che agisce in modo cattivo perché è cattivo ed è nato così, non piace a nessuno. Come no? Prego. È calcolata al metro, se volete saperlo. Cioè questa posizione, salvo che non sia stata. Sinceramente ogni volta che siamo... Diciamo che solitamente tra gli autori c'è, se c'è l'accordo di stare senza mascherina, si sta senza mascherina. Ma anche per parlare con la mascherina, poi taglia, chiudi. Non è mai stato chiarito questo, è un vero. Comunque faremo attenzione per le prossime volte, certamente. Non è la sedia adatta, ragazzi. No, ho semplicemente detto che... non l'ho appena detto. Allora, volevo dire una cosa, non avete fatto una prima cosa. Tanti anni fa, sui? Sento un po'? Sì. Cioè praticamente la rappresentazione della settima arte del male, del cattivo, si doveva rappresentare. E c'è un dibattito, okay. Diceva sì, diceva no, eccetera. Un dibattito che non fu proprio usato. E questo mi porta a comodare. La serie televisiva era quando successo. Io posso un unico posto, con una cosa. Cioè praticamente mi ha ricordato perché il dibattito degli Stati Uniti, dove la rappresentazione di un'umanità senza speranza, e questo è il modo. E invece di presentarla per il pubblico, oggi bisogna visitare le opere, cioè in qualche modo c'è una speranza. Di speranza non c'è. Se vuoi risintetizzare perché in diretta non si sente bene. E la questione era soprattutto incentrata su Gomorra e sulla rappresentazione del crimine, dei cattivi che era stata fatta in Gomorra, e la persona che aveva intervenuto e fatto la domanda ha segnalato come lui, insomma, dopo poche puntate abbia abbandonato Gomorra proprio per interpreto bene il pensiero, per non prestare il fianco, diciamo, a questa rappresentazione della città di Napoli, giusto? No, non proprio questo. Se è lecito la percezione dell'umanità in generale, senza speranza in generale, non precisamente su Napoli, che trascende anche Napoli, ok. Se era lecita o meno questa. Allora, diciamo che io come ora l'ho vissuto tutto, adesso voglio anche vedere la prossima serie. Anche perché a un certo punto Gomorra diventa un film di fantascienza, praticamente, che quando ci sta il figlio di Jenny Salastano che va nella stessa scuola del figlio del magistrato, poi dopo si incontra, diventa sostanzialmente fantasy, eccetera. Detto questo, io sono abbastanza d'accordo dal punto di vista del gusto, nel senso che effettivamente anche a me le prime stagioni di Gomorra, io quello confrontavo con Romanzo Criminale, la serie, mi davano proprio questa sensazione, mi disturbava il fatto che non ci fossero i buoni. E a me nei film, nelle storie, nelle avventure, a me i buoni piacciono, sono sincero, mi piacciono contrapposti ai cattivi, mi piace che ci siano dei buoni che risolvono, almeno tentano di risolvere la situazione, che poi vada bene o vada male. Questo però è dal punto di vista del gusto personale, quindi io se devo scegliere una storia, mi piace una storia in cui ci sta anche un aspetto positivo, un rappresentante della positività
accanto al rappresentante della negatività. Se invece la domanda è sul è lecito, su quella sinceramente ho più difficoltà a rispondere, perché io ritengo che nell'arte sia lecito un po' tutto ciò che l'artista ha la capacità di riuscire ad esprimere e ha il desiderio di riuscire ad esprimere. Perché nel momento in cui noi creiamo una polizia del pensiero o una censura, per usare un termine più meno fantastico, che si mette a giudicare una qualunque opera d'arte, una qualunque opera di fiction, una qualunque, che poi diventa anche un romanzo, diventa un racconto, diventa un film, diventa, dicendo in questa storia l'idea che noi diamo dell'umanità è troppo disperata per poterla presentare al grande pubblico, il grande pubblico è un po' bue e quindi noi gli dobbiamo un po' spiegare noi lui che cosa può guardare e cosa non può guardare, e quindi qua c'è troppo male, non c'è abbastanza bene, mettiamoci un personaggio buono così lo rendiamo un po' più adatto al pubblico che è incapace di capire da sé. Questa secondo me è una china troppo pericolosa da intraprendere, perché nel momento in cui si comincia non si sa dove si va a finire, quella è quella mentalità, perché ci sarà sempre qualcuno più realista del re che dirà e tu censore che hai fatto passare quel film perché c'era abbastanza bene che si contrappone a tutto il male, in realtà non ce n'era abbastanza, ce ne devi mettere un po' di più e quindi io sono più censore di te. Quindi se parliamo del gusto, io sono d'accordo, a me piace che ci siano i personaggi positivi e l'assenza dei personaggi positivi mi rende un po' indigesta certa fiction. Se però parliamo della lecità, sono in disaccordo, perché secondo me è una china troppo pericolosa e dare la patente a qualcuno di poter giudicare se un'opera è adatta o non adatta al pubblico è una cosa che tendo a disapprovare. La ringrazio per la domanda, perché il fatto di è lecito è un tema che viene spesso tirato in ballo ultimamente. È lecito dire questo, è lecito rappresentare quest'altro, bisogna dire un po' di più di questo, un po' di meno di quest'altro. Secondo me l'arte è l'arte perché è libera, quindi qualsiasi cosa un artista decida di rappresentare, purché lo faccia con mezzo artistico e non turpiloquio e non mezzo offensivo, è degno di essere rappresentato. Poi sta a me decidere se fruirne oppure no. Quindi lecito sì, lo scelgo, oppure no. A volte capita, no, una coppia anche nella vita. Quindi vi conoscevate prima di scrivere questi racconti? O sono stati scritti prima? Dal pubblico chiedono se gli autori che qui rappresentano la Cattiva Strada, Denise e Andrea, si conoscessero da prima in qualsiasi modalità. Allora sì, ma casualmente, cioè non siamo entrati nell'antologia perché ci conoscevamo, ma è stato per caso. Ci conoscevamo tramite conoscenze comuni che non hanno nulla a che fare con il mondo della scrittura, ci siamo persi di vista per molti anni e poi dopo casualmente ci siamo ritrovati, anzi all'inizio non ci siamo nemmeno riconosciuti e poi dopo ci siamo identificati, però non è stato un progetto che è partito con una selezione di autori noti, se era questo che voleva chiedere. Ci sono altre domande, faccio un'ultima domanda io se gli autori mi permettono e poi magari ci andiamo verso le conclusioni. Io ho notato in due racconti, in particolare quello di Ideanna Morlupi, la Stries, e quello di Simone Fiocco, il cravattino, un qualche ancoraggio, diciamo, a temi d'attualità, perché nel racconto della Morlupi si staglia sullo sfondo di tutta la storia il fenomeno che, diciamo, gli americani chiamano lo street shaming, ovvero semplicemente quella cosa che succede quando c'è una piccola comunità, una ragazza che denuncia una violenza e la popolazione non crede, diciamo, tanto a lei che è la vittima della violenza, ma crede, diciamo, a chi
alle versioni di chi invece ha commesso quella violenza, e come il rischio che poi spesso chi parte come vittima diventi quasi carnefice, e questo è uno del tema, diciamo, che si staglia sul sfondo del racconto di Roma Gruppi, mentre sul racconto di Simone Frocco sullo sfondo si staglia il tema del rigurgito di estrema destra, di neofascismi in alcune importanti città italiane. Il racconto è ambientato a Roma in quel caso. È facile quindi far entrare nel noir dei temi d'attualità, oppure è una lettura che magari ci ho visto solo io? Allora, il noir è adattissimo a far entrare i temi d'attualità, secondo me. Devo dire che in questi 8 racconti, a parte proprio quello mio e quello di Dionisi, tutti gli altri sono ambientati in Italia, sono ambientati sostanzialmente nel tempo presente, e trattano un po' tutti in realtà qualche attualità, qualcuno in maniera addirittura un tema politico, ad esempio il cravattino, visione che occupa, a me piace moltissimo, scusi presenti nel suo libro, il mio racconto preferito della raccolta, tratta un tema politico veramente attualissimo, ma anche gli altri, ci sta il tratta della droga, il tratta della prostituzione, insomma è molto adatto, ed è adatto perché per chi lo scrive in un certo modo parla della realtà di tutti i giorni, sostanzialmente, legato naturalmente a fenomeni di criminalità, il noir, della criminalità quotidiana, non della grande criminalità di quello che vuole conquistare il mondo, ma proprio della piccola criminalità e degli effetti che questo, che sono a volte effetti devastanti, ha sulle persone che si trovano a dover incontrare non dei grandi criminali, ma il piccolo criminale, anche a volte il piccolo criminale di paese, che però riesce ad avere effetti altrettanto devastanti che un momento. Va bene, allora anche con l'arrivo della pioggia ufficialmente ringraziamo tutti per essere venuti e invitiamo a cimentarvi negli 8 diversi racconti della raccolta, La cattiva strada con Denise Antonietti e Andrea Ragussino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.